Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apre un po' la finestra e ad un tratto Pinelli cascò. Commissario, io gliel'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie indiziato Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato. Lui è l'autore di questo attentato e il suo socio sappiamo sei tu. Ora basta indiziato Pinelli, commissario nervoso gridava. Lo grano apre un po' la finestra, quattro piani son duri da far. Dicembre a Milano era caldo, ma che caldo faceva. È bastato aprire un po' la finestra, una spinta e Pinelli cascò. Ora si fa davvero questa. Avete visto i video su internet? Sì, vabbè, lasciate. Avete visto Mestono? Vedi. Vai. Vai. Se tu sei. Quello che erano è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo e guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti, correre più in fretta e avermi più distanti. Quello che non ho è un cuscinino che mi riporti indietro da dove sono partito. Quello che non ho sono due denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa braveria per correre più forte della malinconia. Grazie. Scusate. Ah, questa è la bella. Questa è la roba. Grazie ancora moltissimo e volevo ringraziare anche tutto il resto del cast. C'è qui Daniela Morozzi e Fabrizio Brandi, la mamma del Lulli, il babbo del Gismondi, Pierattini, il babbo del Lulli, non c'è ma è qui con noi, Maurizio Lombardi,
E poi tutta la troupe, perché un film è sempre un lavoro di tantissima gente che poi magari non viene menzionata e che si fa un culo così e aiuta poi il regista a fare il suo lavoro e gli attori il loro. E noi siamo stati fortunati perché la nostra troupe era veramente speciale e il tempo che ho passato con loro è stato davvero stupendo. Alla fine sembrava come alla fine di quelle gite, quando sei alle medie e finisci e tutti devono andare via e finalmente ti sei conosciuto, proprio il momento prima di dirsi addio, e allora ci scappa una lacrimuccia e subentra la malinconia. Grazie. Signore e signori, Ron Johnson. Grazie, buonanotte.